Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Guardate un po', sacchettino delle meraviglie. Oggi si parla di Tiger. Allora, io per me, premessa, ce l'ho davvero lontano il Tiger, non ci vado praticamente mai. Diciamo, abbiamo fatto due in uno. Siamo andati sia da Tiger che da IKEA. Da IKEA abbiamo comprato delle cose della casa e ho comprato qualcosina di, diciamo, cartopazzoso interessante che vi mostro. E poi siamo andati anche da Tiger, già che eravamo di passaggio. Purtroppo è stata una mezza delusione perché vedete qui il sacchettino piccolo. Perché purtroppo ho preso pochissimo, ho speso 10 euro, avrei voluto sinceramente spendere di più per una volta, dato che non ci vado mai, però non c'era niente. Non c'era niente perché non lo so, c'era un sacco di gente, veramente c'era una folla incredibile, le casse praticamente erano, c'era una coda lunghissima che iniziava praticamente dalla porta e c'era veramente il caos. Non che non ci fossero cose, c'erano molte cose carine natalizie, però io non sono riuscita a prendere niente, c'era veramente un sacco di gente, troppa, veramente, quindi non ho preso niente, cioè qualcosina, ma avrei voluto prendere qualcosa di più dato che appunto non ci vado praticamente mai. Per motivi ovviamente di distanza. Purtroppo non ce l'ho vicino il Tiger, accidenti. Ma non fa niente, dai. Guardate il sacchettino quanto è carino questo piccolino, veramente carino, me lo conservo, questo, veramente carino. Allora, iniziamo. Cosa ho preso? Ho preso queste quattro matite qui. Queste sono veramente stata veramente molto contenta. Tiger è stata una mezza delusione, però per questo in realtà sono stata contenta perché sono delle matite con la gomma, come vedete voi, piatta praticamente, squadrata, e le cercavo da tempo, su internet si trovano, ma costano veramente tanto. Certo, sono di qualità, diciamo, professionali, però insomma, costavano un po' troppo perché avevano, diciamo, la particolarità di questa gomma così squadrata. Le ho trovate da Tiger, quattro belle matite a 1 euro, un buon prezzo, sono quelle HB, quindi un po' per tutti gli usi, però insomma mi piacciono. La cosa interessante è che si possono anche queste gommine, una volta finite, si può anche cambiare. Certo, andarle a trovare le ricariche, però forse avrei dovuto prendere un altro pacchetto. Ne volevo prendere un altro, infatti, però dato che 1 euro, insomma, non è male. Però il fatto è che se poi alla fine la mina, la grafite all'interno non è, diciamo, molto buona, non mi ci trovo io, quindi volevo provarle prima, poi chissà, fra un anno magari le ricompro se ci saranno ancora. Quindi queste matite. Poi ho preso questo quadernetto che è molto carino, mi è piaciuto soprattutto per i colori, giallo e azzurro all'interno. E ora lo apriamo insieme perché non l'ho visto all'interno. Sono un po' di, come dice, sporco delle cose bianche, non so cosa siano. Comunque l'ho preso perché appunto mi piacevano soprattutto i colori. C'era anche più grande se non sbaglio, ma molto semplice. L'interno, come vedete, è a righi. La cosa interessante è che si possono staccare i fogli. Qui è tracciato, si possono strappare. E dopo, ah, ok, ci sono anche dei fogli bianchi. Questo non l'avevo visto, quindi è a righi, fogli bianchi e a quadretti. Bello, carino, fatto bene. Ci sono qua questi residui, non so cosa, forse carta. Carino, dai, 2 euro. Non è male, fatto bene. Questo vedremo per cosa usarlo. Sinceramente, non lo so ancora. Però, intanto l'ho preso perché comunque fa sempre comodo. Poi, passiamo a qualcosa di natalizio. Ho preso queste due bellissime, secondo me, pop-up card, cartoline in 3D. Guardate, qui c'è l'esempio di come ve la mostra tutta montata. Ora è ovviamente smontata. La cosa interessante è che vengono 1 euro due pezzi, quindi 50 centesimi a cartolina, e sono veramente carine. Belle. Ce n'era anche un altro modello, però quello non mi piaceva tanto. Volevo prenderne anche qualcuna magari natalizia, però c'erano veramente molto pochi, quindi vabbè, queste sono state una bella sorpresa, insomma, sono contenta di averle prese. Questa è veramente molto carina, è come una scatola con i giochi all'interno. Bella, queste due sono veramente carine. Diciamo che forse sono rimasta soddisfatta solo di quella. Però, poi cos'altro ho preso che non mi ricordo. Oh, ok, ho preso queste mentine. Queste le ho già provate, le avevo prese l'ultima volta che ci sono andata, quindi quasi un anno fa. E durano tantissimo. Sono praticamente delle mentine.
al mentolo extra strong sono veramente extra strong, sono molto forti. Infatti, se ve ne mettete due in bocca a vostro rischio e pericolo, sono veramente molto forti. Sono alla menta e sono buonissime, nel senso che vi rinfrescano veramente l'alito e non sono dolci, o almeno non sono troppo dolci, anzi, diciamo, sono solo fresche. Insomma, sono rimasta. Il packaging è carinissimo, guardate qua, c'è una cosa, diciamo, un shock se vogliamo dire, insomma, però molto carino. Quindi, ve le consiglio queste, cercate qualcosa di rinfrescante per l'alito, prendete queste qui al mentolo di Tiger, 1 euro, scatolina in latta, ce ne sono infinite praticamente, e veramente, queste l'ho già provate, quindi andate sul sicuro. Poi ho preso questo, qua c'è anche lo scontrino, vabbè, tanto i prezzi sono questi. Questo sono contentissima di averlo preso perché lo cercavo, l'ho visto sia l'anno scorso in qualche video e anche quest'anno, infatti quando mi ero ripromessa di comprarlo se l'avessi trovato quando sarei andata da Tiger, perché è praticamente un alberello fatto con i bottoni che si appende, è troppo carino, veramente mi piace veramente tanto, costa 1 euro, ci sono qua i bottoni, anche il filo. Quando non l'avevo visto proprio quando ci sono andata, c'erano un sacco di sempre fatti in questo modo di pupazzi di neve, ma erano veramente brutti. Non si capiva neanche sinceramente che erano pupazzi ne di neve. Di questi modello qua con l'alberello ce ne sono due, quindi sono stata fortunata, diciamo, perché diciamo questo lo volevo proprio prendere. Carino. Quindi questo, non vedo l'ora di montarlo. Poi, infine, scusate se ho mosso, ho preso, infine, sì, direi proprio che l'ultimo pezzo, quindi come vedete, sacchetto vuoto, proprio veramente due cosette, perché eppure c'era tanto da prendere, però vabbè dai, pazienza. Questo qui, anche questo è un altro oggetto che sono stata veramente contenta di trovare, oggetto almeno, sì, ho anche aperto il barattolo, sono, diciamo, dei tè, che ci sono da Tiger da un sacco di tempo, io li vedo da un sacco di tempo questi tè. Ok, si è staccato qua. Vabbè, comunque sta in tutto incartato. E sono dei praticamente barattolini di tè sfusi. Non sono in bustina. E sono dei barattolini, non li posso aprire, posso togliere lo scotch. Fatti in questo modo. Praticamente all'esterno sono di cartone, mentre i tappi sono in metallo. Peccato, avrei preferito anche questo fossero di cartone, perché così magari avrei potuto riutilizzare i barattoli. Riutilizzerò comunque perché sono troppo carini, guardate che sono belli. Quindi comunque li riutilizzo, però magari durerebbero di più. Quindi sono praticamente, è questo che c'è all'interno, c'è del tè all'interno in sfuso, non in bustina, e sale un profumo da questi barattoli che non vi dico, buonissimo. E li avevo visti, li volevo provare da un sacco di tempo, più che altro perché appunto mi attirava il packaging così. E questo è, quindi ci sono quattro tipi diversi di tè per 4 euro, non è neanche tantissimo perché ogni, se non sbaglio, ogni, sì. Ogni barattolo contiene 25 grammi di prodotto, che non è poco perché considerando che una bustina, cioè le classiche confezioni con il tè in bustina all'interno contengono appunto 25 grammi di prodotto e se lo pagano anche 2 euro, insomma, le marche da 1 a 2 euro, insomma, il prezzo non è male, 1 euro a barattolino non è male. Quindi questo qui è alla tè verde con pomegranate, penso sia il melograno, quindi al melograno ed è profumatissimo, mamma mia che buono, vedrò l'ora di provarlo qua, che lo chiuderò dopo me, meglio dopo. Questo è al tè bianco con pesca, quindi tè bianco con pesca, e questo è black tea, quindi tè nero con frutti rossi, con forest fruit, frutti della, insomma, frutti di bosco. E a me piacciono molto queste varietà di tè o tisane fruttate, sono buonissime. Quelle con i frutti rossi sono, mi piacciono veramente tanto. Poi sono belle scure, sono rosse, mi piacciono. E questo infine è green tea normale, green Ceylon tea. Penso si pronunci così. Che tipo di tè? Ah, tè verde di Ceylon. Penso si pronunci così sempre, scusatemi. E tè verde, comunque questo classico, bello 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 il packaging, cioè mi sono innamorata solo del packaging praticamente, però sicuramente li proverò perché ora passiamo da IKEA, dato che ci sono andata prima da Tiger, sono andata poi da IKEA,
E oltre a tutte le cose per la casa che abbiamo preso, ho preso anche questi qua, gli infusori praticamente, dato che io non avevo mai provato il tè così in bustina, quello a frutti di bosco è profumatissimo veramente, quindi per usare questi qua, questo tè per forza si deve usare un infusore o comunque qualcosa che contenga il tè in polvere, praticamente, cioè sbriciolato, le foglie di tè sbriciolate. E ho preso questi qua che sono appunto gli infusori penso siano in acciaio, alluminio, non lo so, comunque un euro al pezzo, li ho presi due, vedremo come si comportano, se non fanno fuoriuscire tutto. Quindi non sarà la prima volta per me per provarli. Poi passiamo di nuovo a qualcosa di cartopazzo. Ho preso le forbici dell'IKEA. Non le avevo mai prese, dato che sono ora in cerca di un paio di forbici. Praticamente io perdo tutte le forbici. Ne ho un solo paio che tagliano benissimo, quindi spero di non perderle. E ne ho comprate altre tre praticamente per 1,99 euro. Buon prezzo, se tagliano ancora meglio. Quindi queste qua. Semplici forbici, ho preso queste e niente. Poi questo in realtà non è una cosa propriamente per la cancelleria, però io userò il suo il nefro, insomma, lo userò per quello. È praticamente un vaso, un portavaso di il diametro di 9 centimetri ed è, come vedete, color ottone. L'ho preso per questo. Io ho già lo stesso modello, però quello in ferro classico. E lo uso come portapenne, funziona benissimo, è capientissimo, e 1 euro costa un bel portapenne, insomma questo mi piaceva soprattutto il colore, diciamo, no dai, non sembra un vaso, almeno spero, comunque fanno il loro lavoro, sono molto carini. Poi ho preso sempre da IKEA, i Mala, oh scusate è scaduto tutto, i Mala, i loro famosi ormai colori a spirito, li avevo visti l'ultima volta che ero andata, anche quella precedente, però non so, non che non mi convincessero, però non li avevo mai presi. Poi ho visto un video per fare il brush lettering, e in cui utilizzavano questi qua, dato che questi appunto hanno la punta a triangolo, e comunque come vedete qui anche vi fa vedere che tratto si può avere. E ho detto vabbè, proviamoli. Io ho preso anche i Crayola, oltre che ho anche il brush lettering, quello normale, e la brush pen, quella normale, con la punta a pennello. Però dato che appunto si può fare un po' un lettering alternativo con questi pennarelloni qua, ho detto prendiamoli, voglio provare a fare qualcosa. Quindi ho preso questi qui, che sono anche loro 12 colori per 1,79 euro. Non male, non male, devo dire. Cioè, se funzionano ancora meglio, anche se mi sembrano piuttosto belli, carichi di colore. Ora, voglio vedere cosa c'è qua sotto, perché non avevo ancora sbirciato. Ah, le istruzioni, perfetto. Vi danno anche le istruzioni, praticamente tutte le lingue. Avvertenza, sì, vabbè, tutte le istruzioni, interessante, dai. Ok, quindi ho preso questi qua. Poi, infine, ultimo ma non per importanza, si dice così? Non lo so, comunque, ultimo ma non meno importante, ecco, scusate, ogni tanto devo riflettere su quello che dico, altrimenti rischio di sparare veramente stupidaggini. Ho preso, che ora non ci entra, infatti devo togliere un po' di cose altrimenti non ci entra nell'inquadratura, ma non ci entra proprio sul piano perché c'è ingombro di tè, è ingombro. Ecco fatto. E ho preso questo qui. Vabbè, non si capisce, ma è una scatola, quella dell'IKEA, che serve per una scatola organizer, ecco, che serve appunto per organizzare. Per cosa l'ho presa? Per gliss, eccola questa qui. L'ho presa per organizzare i miei washi tape. Vi avevo già anticipato che cercavo una sistemazione, diciamo, decente per i miei washi tape, ma non sapevo, insomma, ne ho tanti, più che altro quelli natalizi. E cercavo una sistemazione. Ho visto questa scatola lì che ho detto proviamo a prendere questa, perché mi pare comunque di aver visto già un altro video in cui una ragazza aveva sistemato i suoi washi tape qui dentro, perché diciamo è piuttosto adatta.
Quindi io in un prossimo video penso che li sistemiamo insieme i washi tape. Comunque, niente, mi sa che sto sfarfallando, non so capendo più cosa sto dicendo. Comunque, non ho tantissimi washi tape, ho tantissimi washi tapes natalizi che ho preso da Lidl, quindi ecco, pensa questo volevo dire. Quindi una scatola basta. Oddio santissimo, scusatemi se in questo video sembro mezza rimbambita, però niente, niente. Ok, ditemi cosa ne pensate voi, se vi piace quello che ho preso, io da tagger non ho trovato niente, quindi sono un po' delusa, però dai, dai che ho trovato la scatola che è quella che volevo, quella che mi serviva. Quindi niente, lasciate un commento, se vi va iscrivetevi al canale, noi ci vediamo a presto in un nuovo video.